20:33, tra poco inizia il 171esimo derby di Milano, Milan-Inter, scatenatevi con i pronostici, partendo da ultimo Gambaro, per ultimo. Che per deve... ultimo lo teniamo Gambaro, è il più richiesto, da appunto, due ore che mi stanno chiedendo il tuo pronostico per questa sera. Non leggeremo più un messaggio. Devo concentrare allora. Concentrati. Il mago Gambaro. Prima l'ha beccato Juve Verona, comunque. Verde Oliva. 4-0 Inter. Va bene, però non vale, perché tu sei... Sei un mania no, play, no, intanto, ha detto 4-0 è furbo, ha detto 4-0 Inter, ma gioca il Milan in casa, va bene. Lanati 1-1. Bene, Lanati derby entusiasmante probabilmente, ma anche io dico pareggio Lanati. Poi Marchetti non lo fa, volevo dire 1-1, allora dico 2-2. 2-2, anche se non li facciamo questo. Mai per il derby li facciamo, dico 0-0. Bosio. Ma io non lo so, ma metti sotto Inter, metti la scritta Lukaku, perché Lukaku ha giocato gli ultimi quattro derby. Dimmelo una volta, un prono, una volta. Non ha segnato neanche un gol a Manchester sì. Derby. Quindi zero, stasera zero. Big Rom la mette. Sì, ma tanto punizione, finta è maturo, di Brozovic, lato corto di sinistra, due metri dalla linea bianca. Sensi, gioca prova. Indietro. Brozovic, la carica del gol! Deviazione di Leao! No. Decisivo, sfortunato, il tiro sembrava non irresistibile. Leao, sul primo palo, la deviazione di Leao. Fuori gioco! Fuori gioco! Dove vai? Fuori che fuori gioco! Fuori gioco! Dove vai? Allora, alt. Dove vai? Attenzione, gol annullato. Poteva annullarlo prima. Sta raccontando di fatto l'1-0 dell'Inter. Nasce tutto dalla punizione. Giocata di Sensi nell'area. Brozovic calcia. Ha messo il piede. Leao va a deviare il pallone che finisce sul secondo palo. Sulla traiettoria accenna un tocco del pallone Lautaro. Un tocco che non incide, no, secondo me, assolutamente sull'azione, perché Donnarumma si è già buttato a destra. Allora, il pallone, un attimo, il pallone finisce a sinistra, Donnarumma è già piegato a destra, il pallone finisce, un attimo, finisce dall'altra parte, c'è Lautaro Martinez che va sul pallone, Lautaro allunga il piede destro per cercare di deviare, non va a deviare il pallone ma non disturba niente e nessuno. Barella preferisce andare all'indietro dove c'è Skriniar, poi Brozovic, tre quarti campo, Vessino arriva a Paquetà in pressione, allora giocata all'indietro verso Godin, alza la testa, l'ex atletico. Bravo. Cambia nuovamente, bene il gioco, a sinistra Barella, di fronte a Conti, Barella, il cross, Lukaku! Lukaku! Vai da Verdolino! Ritornata la deviazione vincente, il 2-0 sull'assist di Nicolò Barella, la spizzata sul secondo palo, Romelu, De Vist, Lukaku. 2-0 Inter. Di Lukaku, testa Lukaku, come tu mi ha detto che me l'avrebbe messa la Perozza, Lukaku. Pesantissimo. Pesantissimo. In un derby. Allora, ha invertito la tendenza Lukaku, l'avevamo detto. Tutti ad abbracciare anche i giocatori della panchina, il cross di Barella, preciso. Oh, Lukaku sovrasta Romagnoli e segna un gol pesantissimo nel suo primo derby. Bravi.